cuore di Gesù sia il centro di tutte le tue ispirazioni. Carissimi, pace e bene e ben ritrovati per vivere un nuovo mese insieme alla scuola di San Pio da Pietrelcina, e questo mese lo vivremo qui da Pietrelcina, dai luoghi di Padre Pio, dal convento dei frati minori cappuccini di Pietrelcina. E questo mese è un mese tutto particolare che è dedicato al Sacro Cuore di Gesù, e sappiamo bene quanto grande sia il legame tra Padre Pio e la devozione al Sacro Cuore di Gesù. Quindi scopriremo in questi giorni tutto questo amore di Padre Pio verso questa immagine del Sacro Cuore. E oggi riprende il cammino ordinario della Chiesa. Ieri, 31 maggio, abbiamo celebrato la grande solennità della Pentecoste, la discesa dello Spirito Santo, abbiamo concluso il mese mariano, oggi iniziamo il tempo, riprendiamo il tempo ordinario, sostenuti e accompagnati dalla spiritualità di San Pio da Pietrelcina. Vedete, potremmo dire in un certo senso che quando un'anima, quando un cristiano, quando un battezzato si lascia condurre dallo Spirito Santo, quando un battezzato si lascia condurre dalla preghiera, dalla parola di Dio, non è mai ordinario il tempo, perché lo Spirito Santo, quando entra nel cuore di un cristiano, rende sempre straordinario, no? Il tempo di un cristiano, e ci dà la capacità di rendere straordinarie tutte le nostre azioni, anche quelle più ordinarie. Vedete come abbiamo letto nella prima frase di Padre Pio in questo primo giorno del mese di maggio. Padre Pio dice: il cuore di Gesù sia il centro di tutte le tue ispirazioni. E iniziamo proprio così. Quale ispirazioni abbiamo? La nostra vita, la nostra esistenza, la nostra giornata, la mia giornata di frate cappuccino, la tua giornata di papà, la tua giornata di mamma, di nonna, di lavoratore, eccetera, eccetera. Quali ispirazioni, da quali ispirazioni ti lasci condurre? Da ispirazioni prettamente umane, prettamente effimere, prettamente, ecco, che hanno la logica della mondanità, come direbbe Papa Francesco, oppure abbiamo delle ispirazioni cristiane? Allora, in questa giornata, in questo primo giorno del mese di giugno, domandiamoci: quali ispirazioni ho? Quali sono le mie ispirazioni? Ed esaminiamo anche se le nostre ispirazioni sono conformi alla spiritualità del Vangelo, sono conformi al nostro stile di vita da battezzati, oppure sono ispirazioni guidate solamente da una mentalità mondana. Vedete, Padre Pio insisteva tanto con i suoi figli spirituali a concentrarsi in un cammino serio di conversione. Ad una sua figlia spirituale, Raffaellina Cerase, nell'epistolario numero 2, scrive una lettera fondamentale, in cui per noi fondamentale per la nostra vita cristiana, in cui Padre Pio dice a questa sua figlia spirituale che il tuo essere battezzato ti faccia conforme a Cristo, che la gente guardandoti, la gente, i fratelli, le persone che ti circondano, guardandoti possano dire: ecco un altro Cristo, no? Ecco un'altra persona che vive la stessa spiritualità, la stessa dimensione di vita del Signore Gesù. Allora, fratelli miei, lasciamoci guidare da Padre Pio, lasciamo che Padre Pio realmente sia l'ispiratore delle nostre giornate e che ci illumini, e domandiamoci: quali ispirazioni abbiamo noi? Il Signore Gesù è l'ispiratore delle nostre azioni? Esaminiamoci e realmente guardiamoci nel profondo del nostro cuore. A tutti voi una buona e santa giornata.